Salve a tutti, oggi vi spiegherò come realizzare delle scatoline su misura quadrate o rettangolari. In particolare vedremo come realizzare questa scatolina con coperchio. Inoltre vedremo insieme come adattare lo schema per realizzare questi altri due modelli di scatolina. Sono velocissime da fare e veramente semplicissime. Per realizzare le scatoline vi serviranno dei cartoncini, un righello, del nastro biadesivo oppure della colla vinilica, un taglierino, una matita, un dotter o qualcosa dalla forma appuntita, delle forbici e preferibilmente un tappetino da taglio. A questo punto dovete decidere le dimensioni della vostra scatolina. La mia sarà quadrata e misurerà 8x8 cm e avrà un bordo alto 4 cm. Per regolarci con la dimensione del cartoncino di cui avremo bisogno, dobbiamo prendere il nostro quadrato da 8x8 cm, al quale dobbiamo aggiungere le dimensioni del bordo raddoppiate. Quindi, se io voglio ottenere una scatola da 8x8 cm, quanto dovrà essere grande il cartoncino? Allora, lo calcoliamo in questo modo. Disegniamo ipoteticamente, io sono un artista del disegno, una scatola da 8 cm. Ovviamente non ho fatto un quadrato ma un rettangolo, però pensate, immaginate che si tratti di un quadrato. Il bordo deve essere alto 4 cm, ma a me ne serve il doppio per lato. Quindi andrò ad aggiungere altri 8 cm da un lato e 8 cm dall'altro. Visto che nel mio caso è un quadrato, è semplice. Facciamo 8 x 3, 24 cm. Sarà sicuramente lo stesso anche per l'altezza, quindi avrò bisogno di un quadrato da 24 cm per 24 per una scatolina da 8x8 cm. Questo, cioè, il calcolo funziona allo stesso modo anche nel caso di una scatolina rettangolare. Se io voglio ad esempio una scatolina da 5 cm per 10 con 5 cm per 10 con un bordo alto ad esempio 2,5 cm, a quel punto al mio 5x10 andrò ad aggiungere 2,5 raddoppiato, che diventa 5 da un lato, 5 dall'altro, per un totale di 15. Al mio 10 aggiungo il bordo raddoppiato in altezza, quindi 5 e 5, e diventa 20. Quindi per una scatolina rettangolare da 5x10 avrò bisogno di un foglio di 15 cm per 20. Spero che sia chiaro, io non sono mai stata brava a spiegarmi con la matematica, sono una frana a disegnare, comunque per ogni domanda fatemi sapere. In ogni caso, per la mia scatolina, cioè se volete andare sul sicuro, per una scatolina quadrata da 8 cm per 8 cm avete bisogno di un quadrato di 24 cm per lato. A questo punto devo andare a prendere le misure dei bordi, quindi devo andare a tracciare tutti i bordi. Farò dunque, segnerò delle lineette, cioè dei puntini, come vi pare, ad 8 mm, perché come abbiamo detto il bordo si raddoppia. A questo punto io traccio una linea, però in realtà si potrebbe anche non fare. Lo faccio per renderlo più chiaro a voi. E traccio queste linee da 8 mm per tutti i lati. Spero
spero sia chiaro, ho tracciato delle linee ad 8 cm di distanza dal bordo. Quella che vedete, il quadrato che vedete al centro, sarà la dimensione della mia scatolina. A questo punto divido ulteriormente a metà il bordo, quindi divido i miei 8 cm in 4. Ho suddiviso ulteriormente a metà il mio bordo. A questo punto vado a piegare. Mi aiuto con un dotter, voi potete farlo con uno stuzzicadenti di quelli da spiedino, non lo so, comunque se non avete il dotter, con una penna senza la punta o con la punta rientrata, una penna chiusa. Mi vado a segnare tutte le linee che ho tracciato. A questo punto possiamo cancellare tutte le linee tracciate internamente. Ho cancellato tutte le linee tranne queste 4, perché adesso noi andremo a praticare dei tagli lungo queste linee. A questo punto dobbiamo incollare insieme questi due lembi della parte non tagliata della nostra scatolina. Io utilizzerò del nastro adesivo, voi potete tranquillamente utilizzare della... Andiamo ad incrociare queste due parti in questo modo. Allora, siccome nel nostro caso sono molto... si toccano fino alla fine e non va bene, le spuntiamo leggermente. Questo accade quando il bordo raddoppiato è della stessa dimensione del lato della scatolina, e nel nostro caso è così perché il bordo è di 4 cm, che ovviamente raddoppiato è 8, e la base della nostra scatolina è anche di 8 cm. Ho attaccato entrambi i lati, a questo punto la scatolina è quasi terminata. A questo punto ci aiutiamo preferibilmente con un taglierino e con un tappetino da taglio e andiamo leggermente a tagliare qualche millimetro in questo modo, ma si tratta veramente di millimetri. A questo punto possiamo andare a terminare la scatolina in questo modo. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno del bordo raddoppiato, perché ripiegheremo sempre in due il bordo per dare più robustezza alla scatolina. Faccio la stessa cosa dall'altro lato. La nostra scatolina è terminata, ma possiamo lasciare una così bella scatolina senza un coperchio? Ovviamente no. Per il coperchio il procedimento è identico, soltanto che ovviamente dovremo fare un bordo meno alto, e per evitare che coincidano perfettamente dovremo aggiungere al lato di base mezzo millimetro. Avremo bisogno di un lato di 8,5 e il bordo
sempre raddoppiato, però ovviamente inferiore. Nel mio caso ho scelto di fare un bordo da 2 cm che raddoppiato diventa ovviamente 4, il che ci dice che il nostro quadrato per realizzare il coperchio della scatolina dovrà essere di 16,5 mm. Io mi sono già procurata questo cartoncino da 16,5 mm per, sì, 16,5 cm per lato, e il procedimento è esattamente lo stesso, quindi ci andiamo a segnare prima tutti i bordi. E anche la nostra scatolina è finalmente terminato. Adesso completo la scatolina mettendo questa decorazione in cima con un punto di colla a caldo. Come vi ho detto all'inizio, con lo stesso procedimento si possono creare anche scatoline rettangolari, e non è detto che dobbiate per forza creare un coperchio come quello che vi ho mostrato io. Potreste infatti adottare quest'altra soluzione. Ho preso un altro pezzo di cartoncino, in questo caso in colore contrastante, e ho ritagliato la misura esatta necessaria a coprire l'intera scatolina, lasciando però comunque liberi i due lati corti. A questo punto, con un pezzo di nastro biadesivo, vado a chiudere la copertura. Ovviamente ho preso le misure facendo in modo che due lati potessero essere sovrapposti. Li attacco in questo modo e infilo dentro la scatolina. Io questa scatolina l'ho completata in questo modo. Ho praticamente aggiunto un nastro sia in un'estremità che nell'altra per facilitare l'apertura e la chiusura della scatolina, che altrimenti sarebbe stata un pochino macchinosa e avremmo rischiato di rovinare la copertura superiore. In questo modo invece possiamo aprire e chiudere la scatolina molto semplicemente, e possiamo utilizzare lo stesso fiocco, lo stesso nastro per fare un fiocco. Ok, io sono totalmente incapace di farne uno decente, però l'idea mi sembra molto carina. Con lo stesso pattern potete realizzare tantissime scatoline di dimensioni diverse, vi basterà soltanto calcolare la misura base del cartoncino che vi occorre. Io ho realizzato questa molto grande e l'ho decorata con questi pirottini di carta presi all'IKEA. Questa qui era una scatolina in origine gialla, ma non mi piaceva particolarmente il colore, quindi ho deciso di rivestirla completamente con questa carta regalo molto bella. Infine l'ho decorata con del potpourri e ho aggiunto un fiocchetto. Questa l'ho lasciata semplicissima, è una mini scatolina veramente piccolina, utilissima se ad esempio voi create degli anelli. Questa qui l'avete già vista completata, questa l'abbiamo realizzata insieme adesso, e questa decorazione è stata creata con gli stessi pirottini di carta che ho utilizzato sulla scatola verde. Con lo stesso schema di base potete realizzare anche una scatolina come questa, che è fatta in questo modo. Ha il fiocco, se così possiamo chiamarlo, davanti, e una volta aperta diventa un portagioie. Questa parte nera è realizzata con lo schema che vi ho proposto oggi. Per realizzare invece questa specie di copertina potete andare a vedere il tutorial che ho fatto su come creare un'agendina fai da te, il procedimento è identico. Il tutorial è terminato, spero che vi sia tutto chiaro e spero che soprattutto vi sia utile, anche se siamo leggermente in ritardo
per il Natale, ma io sono una dell'ultimo momento e come me immagino tante, tante altre di voi, quindi magari vi sarà utile anche per impacchettare questi regali di Natale. Per adesso è tutto, alla prossima, ciao!